Allora, torniamo in diretta con le immagini perché sta parlando e parliamo di maltempo, di danni, di quello che sta accadendo. Il Ragionavo su ministro come dell'Interno Piantedosi dall'Emilia Romagna. il raccordo che c'è, dove c'è il provvedimento di come piace, quindi anche mi associo a tutti i ringraziamenti tra tutte le componenti del servizio di protezione civile, le prefetture, la regione, i comuni interessati, quindi le province, soprattutto le componenti, tutti i vari livelli di governo territoriale di questa attività. È difficile, abbiamo ragionato su. Adesso, ecco, visto che il tema è in soccorso, di come essere all'altezza, insomma, di una difficoltà di situazione determinata dal fatto che molte delle zone interessate sono proprio sotto l'acqua, peraltro alcune di queste interessate anche da fenomeni di stacco dell'energia elettrica, dell'integrazione delle comunicazioni. Quindi abbiamo pregato prefetti e sindaci, insomma, di immaginare anche tutto ciò che possa necessitare anche le chiamate di soccorso. Per parte nostra, abbiamo già un impegno molto forte nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, abbiamo oltre 700 uomini già attivi sul territorio, altri insomma in incremento progressivo, 100 mezzi di varia natura, specialistici di varia natura per il soccorso alle persone, si tratta di mezzi aerei, come gli elicotteri specializzati nel salvataggio, come dicevo, altri che stiamo in qualche modo recuperando per mandarli qui su questo quadrante. Mezzi anfibi, mezzi sia comuni, insomma, ecco, tutto ciò che occorre per la specificità di un'emergenza come questa che abbiamo gestito. Grazie anche all'esercito che abbiamo in qualche modo, altre componenti del nostro sistema, che abbiamo, con il quale ci siamo raccordati per darci una mano nell'aggregazione qui di altri mezzi di soccorso. Noi ci saremo, ecco questo volevo dire, manderemo anche dell'unità di personale civile a supporto delle prefetture, insomma anche dell'ufficio, perché c'è bisogno, adesso man mano che l'emergenza si articolerà, si svilupperà, c'è l'esigenza sul territorio di dare una mano ai sindaci, soprattutto alle province interessate, ci sono piccoli comuni, piccole amministrazioni che si trovano a fronteggiare un'emergenza molto grande rispetto alle dimensioni ordinarie appunto, dei comuni stessi. Io ecco quindi. Rinnovo davvero tutta la vicinanza, doverosa vicinanza, quindi non è solo un atto di ipocrisia, doverosa vicinanza dello Stato, del Governo, alla Regione Emilia Romagna, e con la mia presenza ho voluto anche con diretta qui testimoniare anche questo, anche quello che è il messaggio che il Presidente Meloni ha cominciato già da stamattina a dare, cioè quel collegamento da già prima, mi ha pregato di portare questo senso di vicinanza. Vice Ministro Lina. Parole sull'assetto viario, ringraziando e associandomi ai ringraziamenti e riconoscimenti del prefetto Piantedosi, del presidente dell'assessore. Attualmente abbiamo una situazione di sospensione della circolazione ferroviaria nella direzione da Bologna a tutta la Romagna. Abbiamo una riduzione di sospensione anche verso Porretta, una riduzione di dell'alta velocità proveniente da sud a causa di un parziale allargamento della galleria San Lorenzo, probabilmente una riduzione per garantire in sicurezza e distanziamento anche delle frecce del 40-50% delle misure. Attualmente ha impegnato più di 250 persone nella notte e abbiamo via alcune case precauzionali, altre per inondazioni verificate. Più di una serie statali, lo sapete, le 45, la 253, la 253 bis, l'Adriatica Facciamo e un così break via. di pochi secondi.